ricoveratemi per favore. Vi prego, datemi uno psicologo, uno psichiatra, un dottore, un pronto soccorso, non lo so. Sì, neanche nel derby di ottobre ho sofferto così tanto gli ultimi 10 minuti. Pareva di essere in trincea gli ultimi 10 minuti di partita. E con un portiere normale non avremmo vinto. Purtroppo è la verità. Purtroppo è la verità. Questo Bologna ci ha messo più in difficoltà dell'Inter. Com'è verità che Mandzukic non può giocare esterno sinistro. Com'è verità che noi nel secondo tempo non riusciamo mai a tirare in porta. Com'è verità che se Hernandez fa cacare, lo sostituisci. Lo sostituisci. Se fa cacare Hernandez, lo levi dal campo. È matematico, è semplice. È vero che non abbiamo la panchina lunga, ma cazzo. Fa cacare, lo levi in mezza lotta. Almeno guadagni un po' difensivamente. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Partita che comincia bene, fase di studio, e ci danno il calcio di rigore. Tutti, appuntamento fisso col calcio di rigore. Boni, due calci di rigore, netti, netti. Oh, non venite a dire, dammi tre parole, calcio di rigore, netti, netti. Neanche visti al VAR, talmente netti che neanche visti al VAR, ragazzi. Primo, Leao trattenuto per la maglia, tirato un po' giù da Dykes, cartellino giallo. Il secondo, gesto di giocoleria di Sumoro, che gli arriva la palla, prima destro, poi sinistro, regala il calcio di rigore. Quindi ragazzi, sui rigori niente da dire. Prima di Hernandez tira da tipo 50 metri, colpisce una traversa clamorosa, che se non era Peskulupski che quella palla lì sarebbe entrata, avremmo commentato veramente il gol dell'anno. L'immessa laterale ha fatto partire questo tiragiro e la vista all'ultimo portiere con la mano di richiamo l'ha messa sulla traversa, perché insomma era un gol per... era un tiro piuttosto pericoloso. Poi si arriva al dunque, si arriva al calcio di rigore. Ibra non sa più battere i rigori. Mi ricordo il vecchio Ibra. Queste sono le differenze tra il vecchio Ibra e il nuovo Ibra. Il vecchio Ibra tirava delle mine sui rigori, le angolava, una tra tante, quella nel derby che si perse 4-2 nel 2012, gol del 2-2 appunto, che gli disse a Julio Cesar te la tiro lì, lì la tirata, Julio Cesar ha indovinato e pure la palla è entrata, e altri migliaia di rigori dove proprio lui cercava l'angolino, lo battezzava e non c'era per nessuno. Adesso tira questi rigori, mezzi centrali, mezzi angolati, dove il portiere se non te la para con le mani te la para con la pancia, cosa che è successo sia nel derby con Handanovic e sia oggi con Skorupski. Fortuna ha voluto che la palla prova di pancia, cade lì e Rebic con la velocità che ha nelle gambe la butta in porta. Di lì viene fuori il Barcellona. Dalla parte sbagliata però comincia il Bologna ad attaccare. Ha tre palle gol nitide, nitide, tra cui una tiro in diagonale, Donnarumma allarga la gamba e con l'esterno del piede la manda in mezzo laterale. L'altra, un'altra parata su Orsolini in contropiede, Donnarumma rimane in piedi fino all'ultimo e se la fa lanciare addosso. Cioè, pensate voi che portiere abbiamo. Noi dicono, Musso è meglio di Donnarumma. E andando vicino a Donnarumma, sì, sto cazzo, veramente, dai. Abbiamo un'occasione clamorosa per andare sul 2-0. E anche lì, è vero che Calabria non sia un rapace d'aria, perché è un terzino, come chiedere di andare a fare il cuoco a uno squattero. Però, cioè, Ibra ti dà una palla, ti cade proprio qui, in area, sei al limite dell'area piccola, non hai niente e nessuno che ti dia fastidio, hai tempo per stopparla, per metterla giù, per cercare l'angolino e per calciare a tutta potenza. Che fai? Il colpo di testa della merda gliela mandi addosso al portiere, è ovvio che lo sbagli, no? Poteva essere un 2-0 e a parte poteva già indirizzarsi in una buona, verso una buona, un buon risultato. Bologna finisce la benzina
nei 45 minuti. Secondo tempo, facciamo la nostra partita tranquilla. Sulla partita del Milan in vantaggio, tranquillo, plasato, sicuro, verticalizzazioni. E tra delle verticalizzazioni ci danno il secondo calcio di rigore netto, mano di Sumoro, che prima la prende con la mano destra, poi con la mano sinistra. E alla fine l'arbitro indica subito dischetto, non guarda neanche il VAR, non ammonisce, non ne butta fuori, però rigore netto. Va che sì, che rischia di sbagliarlo anche lui. Perché che sì, cosa fa? Fa questa rincorsa lenta, dove non lascia punti di riferimento al portiere. Solo che Skorupski aveva capito che è un portiere che comunque è molto valido, soprattutto sui rigori, e cerca di rimanere in piedi fino all'ultimo. Poi va a battezzare un angolo, buttandosi proprio all'ultimo, però quando capisce che poi la palla è centrale, allora tipo si ributta centrale, ma la palla ormai era potente, centrale, ed è entrata. E fatto sta che sono 2-0. Qui la partita, ragazzi, va. È vero che il Bologna comincia a giocare bene, a spingere, tutte le squadre che sono in svantaggio tentano tutto e per tutto, però ragazzi, glieli abbiamo lasciato fare con una maniera veramente, secondo me, troppo evidente. Prima situazione cambi, entrano Bennacer e Krunic e toglie Rebic e Tonali. Tonali, ragazzi, ha sbagliato sia 2-3 palloni, ma comunque ha fatto una partita, a mio avviso, pienamente sufficiente. Quindi c'è da dargli atto di questo. Krunic comunque fa il suo, non fa cappellate. A parte, ragazzi, un contropiede dove era 2 contro 1 con Saelemaekers. Peccato che sia fatto pescare tranquillamente in fuorigioco. Sei da solo, non puoi, sai che ti dà la palla, non puoi essere 2 metri in fuorigioco. Eccetto quello. Entrano anche Mandzukic e ha fatto dei cambi. Entra Krunic, Mandzukic e Bennacer. Sì, perché non sono entrati altri giocatori, mi pare. Perché Leao e Saelemaekers sono rimasti in campo, Casilleco non è entrato, Ibra. E lì, ragazzi, a quel cambio mi aspettavo un 4-4-2. Mi aspettavo un... No, forse Leao è uscito. Mi aspettavo una difesa a 4, un Bennacer che si centra, insomma, che alza a destra, e sì, un Leao che è trequartista a sinistra, e un Manzo che ci va a centrare. Quindi una serie di palle lunghe verso loro due che se la sarebbero gestita. Invece no, ha tenuto il 4-2-3-1 e ha messo Manzo che c'è a sinistra. È vero che Manzo che, come disse Levi, può giocare anche in porta, ma non ora. E Manzo che ci, infatti, ha fatto una partita piuttosto nell'ombra. Milan che reclama un altro calcio di rigore che non c'è. Sono prima a dirlo che non c'è quel calcio di rigore, perché Tomiyasu ha tranquillamente le mani così, palla che gli batte qui, rigore non è mai, ed è giusto non darlo. E lì vengono fuori i nostri errori. Avevo già capito da Teo Hernandez già sulla fine del primo tempo che non era la partita dove Teo Hernandez avrebbe mostrato tutto di sé. E già in live alla fine del primo tempo dissi: guarda che Hernandez non sta giocando bene. Hernandez non sta giocando bene. E all'82esimo Hernandez non sta giocando bene, è venuto fuori. A cena una ripartenza tranquilla, beata, sicura. Il Bologna ti alza un po' il pressing, consegna la palla sui piedi di Poli, parte il contropiede, Poli scarica a Skovolsen, a Soriano, che la mette dentro, arriva poi da dietro e la insacca. Gol ha fatto più gol contro il Milan che col Milan, Poli, sostanzialmente. Donnarumma è incolpevole perché da 2 metri gliel'ha piantata nell'incrocio. Vorrei vedere se Donnarumma avesse potuto fare qualcosa. E niente, ultimi 10 minuti, poi un'altra parata su Soriano veramente assurda. Danilo gli ha messo la palla, tutta difesa si è persa. Soriano che va a colpire di testa, angolatissimo, Donnarumma si allunga. E niente, ragazzi, ultimi 10 minuti di sofferenza. Poi il Milan comunque il recupero se l'è giocato bene, se l'è gestito a modo, perché comunque, ragazzi, Bologna non è una squadra fortissima, cioè fa degli errori piuttosto banali in fase di sia di impostazione che di conclusione, quindi con giocatori così
questi errori sono comuni. E quindi ci è andata bene per quello, se no altrimenti col cazzo che era 2-1. Nota positiva, assolutamente Tomori. Cioè, se Tomori mi ha fatto arrivare a non rimpiangere Kier, o almeno quasi, ce ne vuole. Ha fatto veramente una partita assurda Tomori. Impeccabile. Non ha paura di niente. È coraggioso, entra, lancia, fa tutto Tomori, ragazzi. È veramente, secondo me, determinante, secondo me veramente forte. Poi c'è da vedere, c'è da vedere. Romagnoli ha svirgolato in qualche fase di gioco. Donnarumma monumentale, no? Ormai delle partite che Donnarumma non... Forse l'unica partita post-lockdown che ho detto qualcosa Donnarumma è stata contro il Lille. Ma... non gli posso veramente dire niente a Gigio. Nulla. Hernandez male. Male. Molto male. Calabria fa e disfa. Perché ha questa occasione clamorosa per fare gol. E sul contropiede, 8 secondi dopo, è lo stesso a lanciare, perché sbaglia il passaggio, in porta a Bologna. Sulla poi una delle tante parate della Roma. Che si dicono sia la migliore in campo, condivido pienamente l'idea, perché comunque ha fatto regno a centrocampo, ha coperto quando c'era da coprire, ha tenuto spesso e volentieri gli avversari lontani dall'area di rigore, ha segnato il gol decisivo, quindi meglio così. Buona partita di Bennacer, che comunque non gli è stato richiesto di fare molto, buoni lanci, non ha perso palloni, tranquillo. Anche Tonali, ripeto, ha perso qualche pallone, ma... prova sufficiente, quello che doveva fare l'ha fatto. Tonali è un giocatore da compitino. Sei in centrocampo? Che sì. Non sei Bennacer, perché Tonali non avrà mai i piedi di Bennacer, purtroppo. Quindi se non puoi fare i lanci perfetti che fa Bennacer, puoi limitarti a recuperare palla, a difenderla e a scaricarla. Quello che Tonali ha fatto. E va bene così. Leao mezzo e mezzo. Leao poteva sicuramente fare di più. E la giornata no, perché più che altro sull'1-0 aveva un'occasione clamorosa, dribbla, entra in area, lateralmente, c'è Ibra solo, Leao tira in porta. Ibra si incazza come una iena, giustamente. Bravo Sam Kerz, meno bravo nel primo tempo, che fa veramente errori da circo, nel secondo tempo molto bene, proprio sacrificio e cuore. Bravissimo, quindi la sufficienza piena. Bene anche Rebic, bene anche lui, ribatte in porta il primo rigore. Poi dopo si spegne un pochino, però comunque lo salviamo. Ibra si procura, Ibra fa e disfa, non abbiamo capito dal derby. Si procura un rigore, ne sbaglia un altro e fa tanta... Ibra oggi poteva fare 5 assist. Sì, poteva fare 5 assist. Il problema è che con giocatori così puoi fare anche 15, ma non è che entrino tutti. Detto questo, ragazzi, questa è la mia analisi della partita. Poteva essere giocata meglio. E soprattutto, ragazzi, dobbiamo iniziare a far gol nel secondo tempo. Ma non a far gol, ma proprio a tirare in porta nel secondo tempo. Perché martedì ci sono viste questi problemi. Abbiamo visto martedì che se non ti importa nel secondo tempo... Se sei contro il Cagliari ti va bene, se sei contro Bologna ti va bene, se sei contro lo Spezia ti va bene, ma e se sei contro l'Inter non va bene, perché l'Inter ti lascia tirare 3 volte in porta, come la Juventus, ti lascia tirare 3 volte in porta, e o la butti lì o non la butti più. Perché poi tocca a te non far tirare in porta loro, che è un po' più complicato. Tutto questo, ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video, di questa... sono tornato a fare le post live reaction, maniera molto tranquilla, quindi io vi ringrazio, appunto, vi saluto, ci vediamo presto con anche altri tanti video che ho un programma di fare, che farò, e niente, state bene, ragazzi, grazie della visione, a presto.